Oggi ho letto un comunicato stampa da parte di un gruppo di maggioranza che dice oggi parte la ZTL e da una parte di città si alza come previsto un brontolio di fondo. Definire un brontolio di fondo penso sia un eufemismo. Siamo pronti ad ascoltare le critiche e ad accettare i suggerimenti. Allora, ad ascoltare le critiche sì, l'avete fatto. Accettare i suggerimenti però no, perché da quel giorno in cui avete deciso di intraprendere questo percorso, nonostante i nostri richiami, e fate bene a dire che nelle forze di presenti oggi in questo Consiglio in tanti andavamo nella direzione di allargare ZTL, e lo ribadisco in questo momento, e ve l'ho detto anche nel corso degli altri interventi nei mesi precedenti. Non siamo contrari all'allargamento della ZTL, semplicemente siamo contrari al metodo, al modo in cui si sta attuando questo passo. Fondamentale era per noi il piano della sosta, il piano del traffico, avere a disposizione la per attuare ZTL, avere a disposizione il parcheggio della Ticosa, creare dei pulmini elettrici magari che girassero attorno alla città per far sì che i posti auto non venissero a mancare. Voi cosa avete fatto? Avete deciso di chiudere e non ascoltare nessun suggerimento, ma soprattutto di non mettere in atto nessun suggerimento. I costi di questa operazione sono sotto gli occhi di tutti. 480 posti blu nuovi in un momento di crisi. In un momento di crisi bisognerebbe prima di tutto dare ascolto a chi dà lavoro, e quindi il primo obiettivo, oltre la tutela della salute, deve essere la tutela dei posti di lavoro di quelle famiglie che oggi vivono sul commercio e che oggi protestano perché sentono mancare un appiglio importante alla loro professione. Alcuni conteggi li avevamo fatti, altri li abbiamo raccolti in questi giorni. Dal futuro blocco della ZTL, parlo di Piazza Volta, 160.000 euro in meno all'anno, via Rubini 58.000, via Garibaldi 81.000 euro in meno. Nel 2012 abbiamo incassato 300.000 euro. Nei primi 11 mesi di dell'anno scorso, 267.000 euro. La chiusura comporterà un incasso per il Comune all'incirca di 25-30.000 euro. Qui si spiega il perché dei 480 posti blu nuovi. In un momento di crisi, qui si tirano fuori i soldi dai cittadini, si disincentiva la gente a venire a Como, e questo non è un passo positivo. Chiudo dicendo semplicemente, se si fosse aspettato la Ticosa, probabilmente non saremmo giunti a questo punto. Ciliera Bordoli. Sì, buonasera a tutti. Posso dire che sono contenta questa sera di vedere tanta gente qui presente, perché in tante serate, sia nelle preliminari sia con le interrogazioni che abbiamo come minoranza depositato, più volte si è posto all'attenzione del sindaco, che mi spiace adesso se ne vada, quindi non ascolterà, ma tutti noi abbiamo detto perché tutta questa fretta solo sulla ZTL. Oggi ho letto sui giornali che il sindaco ha detto ma questo era nel nostro programma, certo, ma tante altre cose erano nel programma del sindaco, eppure anche le altre cose non si fanno, sono ferme. Quindi perché tutta questa fretta? Questa fretta che va a penalizzare persone che nella città lavorano, danno lavoro e pagano le tasse, perché pagano le TARES, pagano altre tasse e, ripeto, danno da vivere a tante persone. Tant'è, io parlo magari di via Garibaldi, visto che ho lo studio, conosco bene la situazione di questa via. Incassiamo circa 70.000 euro solo da via Garibaldi, ne incasseremo 8 o 9, e quindi posso confermare che i conteggi
forniti dal consigliere Martini sono assolutamente in linea con quelli che sono stati, quei dati che sono stati forniti anche a me. Quindi è vero che questa giunta, questa amministrazione dice ma a me non interessa per Cassetta, ma purtroppo dobbiamo anche parlare di soldi in questa città, soldi che si dice non ci sono mai, però noi possiamo lasciare Piazza Roma completamente vuota per mesi, perdere tutti questi soldi, ma tanto non è un problema, perché? Perché tanto bisogna a tutti i costi fare la ZTL. Va bene, allora che posteggio abbiamo in alternativa? Che cosa abbiamo per non far perdere il lavoro ai nostri commercianti e ai dipendenti dei commercianti artigiani? Perché non ci sono, scusate, non ci sono solo i commercianti. Io posso parlare anche a nome di tanti professionisti che hanno depositato più di 40 firme, stiamo parlando di professionisti solo del centro, che hanno depositato anche loro la loro protesta perché in crisi siamo tutti. Poi ci sono le eccezioni, c'è anche qualcuno che per fortuna riesce ancora a farcela bene, ma la maggior parte anche dei professionisti sta licenziando. E allora non capisco la fretta. Nessuno diceva non faremo mai la ZTL, però vorremmo anche vedere allora una tempistica di questi rifacimenti e abbellimenti delle varie piazze, perché di tempistica noi non ne abbiamo. Piazza Roma è da luglio dell'anno scorso che è mezza vuota e ancora non sappiamo quando verrà riqualificata e come. Piazza Volta, via Garibaldi, ma che senso ha privilegiare alcuni residenti facendo pagare loro un posto auto 300 euro all'anno in piazza Roma e in via Garibaldi e tutte le vie limitrofe, quando tutte le persone normali devono pagare circa 1.200-1.500 euro per un posto auto? Questo è un privilegio che non è accompagnato a un'analisi reddituale delle famiglie, perché posso capire che al pensionato monoreddito venga dato un posteggio a questa cifra, io non capisco perché io debba pagare le tasse anche per dare magari a un industriale che ha un attico sotto i portici Plinio la stessa somma, 300 euro. Questo non è da giunta di sinistra e questa città sta diventando non una città di una sinistra, di una visione di sinistra, ma sta diventando una città per ricchi, perché anche il pensionato ha diritto a venire in centro a farsi un giro e non può più permetterselo. Smetto perché non posso proseguire. Grazie. Signore Gatti. Buonasera Presidente, saluto lei e la giunta della tristezza che è una qualifica politica. Allora, la cosa più fastidiosa del tema ZTL e eliminazione dei posti è il paragone con quello che è stato fatto in passato rispetto al centro storico. Sono cose che non c'entrano nulla. Darsi una patente di successo prospettico perché era stato fatto una volta e perché ha funzionato significa non capire niente, ma soprattutto non vedere la realtà. Il centro storico era naturalmente uno spazio ovviamente pedonalizzabile, non fosse altro per il calibro delle strade. Ma vi sembra che Piazza Roma abbia lo stesso calibro di via Vittorio Emanuele o di via Luini? Ma di che cosa stiamo parlando? È evidente che Piazza Roma non è assimilabile per mille ragioni al centro, che peraltro fu pedonalizzato a suo tempo dal sindaco Spallini. Viceversa, Piazza Roma è un necessario punto di arrivo al centro storico. Prima di tutto la follia sono i posti gialli esclusivamente ai residenti, perché sarebbe molto meglio permettere al residente il posto blu senza garanzia, quindi senza la certezza di trovare posto, ma a qualunque altro cittadino la possibilità con il tagliando di posteggiare in un posto blu. Quindi in Piazza Roma non dovrebbero esistere posti gialli, esclusivamente blu, come peraltro sono in moltissime altre città. E poi c'è un problema che secondo me è gravissimo, di desertificazione progressiva del centro storico. Se il centro storico, come fu detto in anni, è un centro commerciale naturale, graziato dalla sua struttura e
fisicamente, fisiologicamente è un luogo dove è bello passeggiare, deve poter essere accessibile. Piazza Roma limita l'accessibilità ed è altrettanto ridicolo fare il saldo dei posti che grazie all'autosilo, peraltro privato, peraltro realizzato dalle amministrazioni in collaborazione con le amministrazioni precedenti, c'è in Viale Lecco. Perché avete visto le code di accesso, peraltro il sabato, nei giorni di maggiore affluenza, diventa quasi un deterrente obbligare esclusivamente ad andare in Viale Lecco. È chiaro che Piazza Roma aveva una funzione che francamente non mi sembrava che desse fastidio a nessuno. Poi c'è un altro problema sul quale sono intervenuto più volte e lo ribadisco, che si chiama sicurezza. Un centro deserto è un centro pericoloso e questa è una regola, sfido chiunque a contraddirla, perché sarà così. Se non è pericoloso oggi, lo sarà domani, dopodomani. Paradossalmente, se si vuole un centro più quieto, il numero delle persone deve essere moltiplicato per 100, per 1000, per 10.000. Il ragazzino imbecille che strepita lo fa se è da solo, ma se ci sono 20, 100 locali, uno a fianco all'altro, e le persone per la strada sono infinitamente di più, anziché essere più rumoroso, paradossalmente diventa meno rumoroso. Perché il controllo sociale è fatto dalle persone che interagiscono l'un l'altra. Invece nella solitudine del deserto l'imbecille spicca, l'idiota dà sfoggio alla sua più inutile pulsione, il delinquente usa il coltello, quell'altro scippa. È normale che in una situazione del genere si arrivi, ma per Como è anormale, perché in città non è mai successo una cosa del genere. Quindi questo punto va tenuto presente. E poi il tema dell'alternativa. Ammesso e non concesso, io non ci credo, pochi secondi Presidente, non ci credo che potrà essere riqualificata Piazza Roma. Posso capire al limite Piazza Grimoldi, che è un'altra cosa ancora, ma che Piazza Roma diventi all'improvviso un giardino fiorito non ci credo. Ma laddove fosse possibile, laddove voi doveste ritenere di riuscire a farlo, fate prima quello. Prima ci dimostrate che la Piazza Roma diventa un'oasi di pace e di passeggio e dopo create, immaginate le alternative. Non prima bloccate l'accesso e poi sperate di fare un qualcosa della quale al momento si vede solo il fumo. Grazie. Consigliere Raffinetti, Allora, innanzitutto ringrazio i cittadini, i commercianti, le partite IVA del centro e ancora i cittadini, perché prima di essere partita IVA sono i cittadini, per aver partecipato questa sera. Mi rendo conto che la politica di anziani deve essere purissima, perché io che ho 37 anni sono massacrato dall'organizzazione di questo evento. Non oso immaginare come si possa fare politica. Tu devi avere una tempra d'acciaio, io devi aver mangiato benissimo, perché io sono già cotto. Arriviamo a noi. Ho letto una intervista che mi ha fatto capire quanto ci sia disponibilità a capire, a dialogare a questa amministrazione. Sindaco Lucini oggi sulla provincia dice: indietro non si torna. Fa fatica a dire perché, ma l'unico perché che ci dice è che era nel programma elettorale. Anche le paratie erano nel programma elettorale di Bruni, anzi le ha realizzate, le ha date in opera prima del suo consenso. Questo vuol dire che le paratie sono state una buona cosa per questa città? Poi mi permetto anche di dire che probabilmente il sindaco Lucini non ha vinto per il suo programma, ha vinto sempre in relazione alle disgrazie precedenti e all'affluenza inesistente. Arrivo al tema, si dice del consenso, qui sembra che chi ha il consenso possa comandare. Non ho letto da nessuna parte che avrebbe tolto posti auto nel suo programma, non ho letto da nessuna parte che avrebbe messo a pagamento 500 posti gratuiti, 500, non ho letto che si sarebbe pagato 2 euro l'ora per poter venire in comune a fare la carta d'identità, 2 euro l'ora per parcheggiare. Perché non si viene solo a comprare le Clark in centro, si viene a utilizzare i servizi che i cittadini devono poter avere.
Se è vero che il consenso dà un comando migliore e solo questo può giustificare la governabilità, allora tutto ciò che ha fatto Berlusconi in 20 anni dovrebbe essere perfetto e coerente, o qualunque decisione presa dovrebbe essere la migliore, e invece non è così. E se lo lasci dire da chi con il muro ha speso parecchie delle sue energie, fortunatamente non stiamo combattendo contro un cancro, stiamo combattendo contro una decisione che può e deve essere cambiata, ed è per questo che da qui si è partiti. Come si possa pensare, guarda che bella partecipazione, fa parte del vostro programma elettorale la partecipazione, non ho mai visto questo consiglio comunale con così tanta gente, mai, negli ultimi 10 anni, mai, questa è partecipazione. Riqualificare Piazza Roma, ma come è venuto in mente di riqualificare Piazza Roma, che produceva 500.000 l'anno, non andava poi male, perché che fastidio dava? Prima di sistemare le buche, che sono sempre più grosse, possono essere delle vere insidie assassine nei confronti degli utenti della strada, ciclisti e motociclisti. Con che soldi si riqualifica se non ci sono i soldi nemmeno per i servizi basici? Questo doveva essere un intervento silente, ma due cose le ho dovute puntualizzare. Per il resto c'è internet e quello che penso e dico è tutto scritto, fortunatamente. Questa è la partecipazione che ho in mente, signor Sindaco. È proprio questa. Ed è l'inizio di quello che ho in mente, perché un fiocco di neve genera una slavina. E questo è il fiocco di neve. Questa è la Como che ho in mente. Ed è una Como con la quale, quando la gente partecipa, ti fa capire che stai sbagliando, prendi atto e cambi idea. E non lo fai per consegnarti alla storia come voleva fare Bruni con la grande passeggiata e io con il grande centro, perché si viene consegnati a volte alla storia anche in maniera diversa da quella che si pensa. Io ancora ringrazio i commercianti e i cittadini che sono venuti oggi e vi chiedo di andare a fare un giro adesso in Piazza Roma per vedere come si presenta Piazza Roma adesso. Gaddi sei invitato e anche l'opposizione, noi andiamo in Piazza Roma a fare un giro. Grazie. Grazie. Piero Mantovani. No! Parole ne sono già state spese molte, ma innanzitutto consentitemelo, voglio ringraziare il mio capogruppo, perché questo è il buon modo di fare politica e di stare vicino ai cittadini. Abbiamo cercato in tutti i modi di arginare questa ordinanza, ma in questo caso l'amministrazione si è dimostrata, ahimè, assolutamente sorda. Ringrazio tutti i commercianti qui presenti, tutti i cittadini. Io sono particolarmente sensibile a questo argomento perché sono figlia di commercianti spazzati via dalla grande distribuzione, ma di fronte alle regole del libero mercato tutti noi dobbiamo soggiacere. Altra cosa è, in un momento di crisi dai contorni veramente allarmanti, pensare di non ascoltare le istanze di coloro che hanno attività nella zona limitrofa alla ZTL. Secondo Infocamere nel 2013 sono 164 i negozi chiusi. Nessuno è così stupido di pensare che l'istituzione della ZTL sia la causa della crisi, ma è altresì evidente come la stessa non agevoli le attività del centro, centro da intendersi come grande centro commerciale all'aperto. E ciò soprattutto considerando che alle porte della nostra città ci sono centri commerciali che offrono spazi di parcheggio certi e gratuiti, e presto ne vedremo nascere uno a Grandate. Quindi io penso che si trattava molto più semplicemente di una questione di ragionevolezza e di sensibilità nei confronti di categorie di imprenditori già colpiti dalla crisi. Non mi piace la giustificazione dicendo era appunto nel programma elettorale. Ma c'erano delle strade alternative, le hanno già detti tutti gli altri consiglieri,
aspettare l'apertura della Ticosa o comunque fare una sperimentazione partendo nelle piazza Roma e piazza Volta con i posti blu con sosta agevolata per i residenti. Le soluzioni c'erano. Invece una corsa, una incisività nel raggiungimento di questo obiettivo che onestamente non ho riscontrato per nessun'altra questione e tra l'altro addirittura di maggiore urgenza. E parlo delle cose più evidenti a tutti i cittadini, manutenzione delle strade e tanti altri servizi che avrebbero comunque già reso più decorosa la nostra città. Invece sforzi di risorse umane incredibili, di soldi trovati invece per attuare un provvedimento che se pensato anche fra qualche tempo non avrebbe cambiato assolutamente nulla. Perché o si era subito pronti a riqualificare gli spazi, altrimenti a mio giudizio il risultato potrebbe anche essere peggiore se pensiamo in termini di città turistica. Meglio una macchina che copra un brutto manto stradale che piazze qua e là libere nell'incuria più evidente. A Como, se si vedrà qualcosa, si parla di un anno, ma noi sappiamo benissimo che questa città ha delle priorità di altro genere, i soldi sono sempre meno e quell'anno chissà quando mai verrà rispettato. Poi ci preoccupiamo di acquistare i vigili elettronici. Scusate, solo una cosa sulla sicurezza, per monitorare la ZTL, i vigili elettronici arriveranno forse a settembre, nel frattempo pattuglie di vigili già carenti fermeranno e sosterranno all'ingresso dei varchi per cogliere i contravventori invece di pattugliare la città in un momento quanto mai di grosse problematiche in termini di sicurezza. Quindi a mio giudizio qui le priorità non sono state assolutamente rispettate a danno di una categoria già fortemente. Grazie. Consigliere, ce n'è tempo. Grazie, signor Presidente. Penso che ormai il sindaco Giunta e anche tutta l'Aula di questa vicenda sia ben conscia. Penso che effettivamente le abbiamo sentite veramente tutte, dai costi e quindi dai minori incassi, non abbiamo parlato delle maggiori spese che abbiamo avuto per quanto riguarda l'ampliamento della ZTL, che sono quelle sedute consiliari che ahimè non sono ancora terminate. Perché io ricordo che c'è ancora una mia mozione scritta dal 20 di settembre e non l'abbiamo ancora nemmeno portata in aula. Quindi questo è la somma, deve essere una somma algebrica tra quello che fino ad oggi è stato speso e quello che non è stato incassato. Quindi non sto qui a continuare su quello che può essere i costi. Ma la cosa che mi fa veramente arrabbiare, signor Sindaco, è tutte le volte che lei interviene a mezzo stampa dice che era scritto nel programma elettorale. E quindi lei dice chi ha votato questo sindaco lo sapeva che andavamo a fare una cosa del genere. Ebbene, io sono andato a riguardarmi il programma, signor Sindaco. Effettivamente lei lo dice, due righe. Estensione della zona traffico limitato ZTL, punto. Basta, finito lì. Però è peccato che a 5-6 pagine prima, nel suo stesso programma, c'è scritto salvaguardia e promozione del tessuto dei piccoli esercizi commerciali che animano i quartieri e la convalle, contrastando l'espansione incontrollata della media e grande distribuzione. Quindi lei 5-6 pagine prima dice noi siamo attenti a quei piccoli esercizi commerciali e dopo con queste due righe estensione della ZTL chiude tutto quello che può essere un avvenire dal punto di vista commerciale per tutta la ZTL. Ora io ritengo che i tecnici a sua disposizione, che ritengo sufficientemente capaci, prima di fare un discorso del genere sulla piazza Roma abbiano fatto un controllo della stessa piazza, perché io l'ho fatto, signor sindaco, e dal punto di vista commerciale non ci sono ubicazioni per nuove attività,
non vedo quelle vetrine che possono eventualmente entrare per occupare quegli spazi e far vivere quella piazza come voi vorreste. Non ce ne sono, a parte l'ultimo bar che hanno aperto, ma poi effettivamente altri locali idonei non ce ne sono. Signor Sindaco, il suo programma l'avevo letto un po' di tempo fa, poi ho tralasciato e alla mia età ho dimenticato quasi tutto, ho dato una scorsa. Una cosa sola ci tenevo a rammentare, perché anche questo, da questi banchi, durante l'approvazione del piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare, gliel'abbiamo già detto. Nel suo programma c'è scritto: il Comune possiede numerosi edifici di proprietà non utilizzati che possono essere affittati a tassi agevolati ai giovani imprenditori. Lei si ricorda questo discorso che la consigliera, la dottoressa Bordoli, ha fatto? Io le ho ribadito. Tutti quelli... Voi cosa avete fatto di contropartite? Le avete messe nel patrimonio alienabile. Se questo è quello che la sua giunta e lei, signor Sindaco, fa in attuazione del suo programma, le faccio veramente tanti ma tanti auguri. Grazie, assessore Introtti.